questo tema, perché i progetti sulla carenza idrica su cui avete finanziato in gran parte questo progetto devono essere presentati in regione credo tra metà e fine maggio. Quindi un incontro che si è svolto venerdì scorso in provincia alla presenza sia della provincia che di Enia che di Asca. La posizione di Fidentina ad onore del vero è stata molto molto dura, nel senso di dire noi facciamo l'opera lo stesso, dobbiamo andare avanti, non se ne può più di iniziative che stoppino altre o cose di questo genere. Enia ha avuto un comportamento completamente opposto, dice io sono disponibile a sedermi al tavolo, ha ribadito la necessità che Parma città è senza acqua potabile, nel vero senso della parola, sono senza acqua, per cui ha posto anche la provincia di fronte a determinate responsabilità, dice io rischio nell'arco di pochissimi mesi, di pochi mesi di non essere più in grado di dare acqua alla città. Alcuni insediamenti che verranno fatti a monte di queste due prese dovranno avere un basso impatto. La regione usa questo termine di basso impatto. E allora noi ci poniamo anche un termine, una domanda di questo genere. Cosa significa basso impatto? Che non si può più aprire, che non si possono più fare determinate tipologie di allevamento. Cioè, noi abbiamo bisogno di sapere contestualmente a un ok di questo progetto che qualcuno ci dica quelli che sono i vincoli futuri eventualmente a cui andremo incontro, perché poi a questi vincoli possiamo presentare delle controproposte, possiamo chiedere determinati indennizi, dobbiamo cercare di riprogrammare proprio la pianificazione del territorio. Però credo che queste due derivazioni cambieranno abbastanza forte quella che può essere la pianificazione a monte dei comuni, danno l'acqua per Parma. Noi dobbiamo avere chiaro il futuro a cui andiamo incontro, la solidarietà o della sussidiarietà, perché anche noi possiamo rivendicare eventualmente le stesse cose nei confronti della montagna. Ma altre cose, se un domani in un caso Borgo Taro si trova in carenza idrica, piuttosto che Solignano Capoluogo, lo potranno ancora fare un pozzo nel Taro per pescare acqua a uso e consumo dei propri cittadini o saranno vincolati da queste prese più giù? Cioè sono tutta una serie di domande che si sono poste e al quale nessuno stava ancora dando determinate risposte precise. Lo prendevano proprio in faccia al paese la derivazione, quando invece noi Varano è uno di quei comuni che siamo un pochettino in difficoltà da un punto di vista idrico e a volte bastava andare più a monte per cercare invece di servire tutto Varano e migliorando quindi anche il livello qualitativo dell'acqua stessa. Ma alzandoci, mi dispiace che non ci sia ancora il sindaco di Fornovo, alzandoci però sopra la confluenza del Pessola nel Ceno, dove la qualità dell'acqua migliora sensibilmente, noi riusciamo anche a dare tutta l'acqua al capoluogo di Fornovo senza fare il pompaggio che oggi costa circa 200.000 euro all'anno, pompare l'acqua perché è un problema di livello. Quindi abbiamo detto fede. Voi con questo progetto non ci date le risposte a quei nostri comuni che hanno alcune difficoltà. Solignano, come si sta muovendo in un'ottica di sviluppo artigianale, industriale in quella fase lì, come dovrà essere accompagnato? I progetti stavano andando avanti senza sentire il territorio. Per cui abbiamo lanciato immediatamente questa proposta e qui ci siamo. Che hanno anche detto l'opera fino a Fornovo facciamo noi, la nostra gestione. Perché? Perché già dall'esame che abbiamo visto il primo progetto, chi la gestirà fino a Fornovo, però è un po' forte, poi ci confrontiamo, però non vai a riequilibrare un determinato indennizzo.